che viveva di maschere. Cerchio e seno, maschera istoriata, apportata ad un partecipante del Cenacolo che viveva di maschere. I maestri spiegano che, se si decide di apparire come si è, si hanno due vantaggi. Il primo vantaggio consiste nel fatto che gli altri, conoscendoci per come veramente siamo e non per come vorremmo essere, vengono a conoscenza delle nostre limitazioni nascoste. Il secondo vantaggio consiste nel fatto che noi, vedendo la reazione degli altri alle nostre limitazioni che vogliamo nascondere, impariamo a correggerle.